diffusa la concezione secondo la quale l'apprendimento è legato ad un approccio solo intellettuale e si trascura l'importanza di organizzare i contesti attivi di apprendimento, tesi a valorizzare l'approccio esperienziale, cioè fare esperienza è fondamentale per apprendere. Nessun cittadino può essere realmente libero se confina la propria esistenza al suo microcosmo personale. Quindi la mia quarta riflessione è che voi con il vostro impegno di consiglio comunale state dando prova di grande partecipazione. Quindi concludo solo con un invito. I consiglieri, quindi voi, noi, tutti, devono saper individuare i bisogni degli altri e cercare di trovare delle soluzioni. Per essere eletti bisogna essere capaci di leggere i bisogni del nostro ambiente, della nostra società, del nostro paese, in questo caso della scuola, e saper trovare le soluzioni più adeguate. Poi bisogna convincere. Quando uno pensa di aver trovato delle risposte, deve saper convincere gli altri per avere i voti e perché la propria proposta possa essere approvata, no? E per farlo occorre passione. Quindi concludo con un invito: siate sempre appassionati nelle cose che scegliete di fare, crescerete meglio voi e contribuirete a far crescere chi vi è vicino. Grazie ragazzi. Do la parola al sindaco Smeraldi. Buongiorno ragazzi e buongiorno cittadini che sono presenti. Faccio un intervento molto breve perché il problema del sindaco è che parla sempre, tutti chiedono di parlare, allora poi stanca anche gli uditori. Vi faccio due considerazioni soltanto. Intanto una sulla sala nella quale ci troviamo. Noi abbiamo rinnovato, restaurato questa sala, e che è diventata bella anche perché sono stati donati a questa amministrazione da un pittore vignolese tutti questi quadri. Ci sono tre quadri grandi, come vedete, che raccontano di quello che è stata la nostra civiltà proprio a Vignola, nella pianura padana, e quindi ci sono delle scene, sono dei quadri in qualche modo didattici, cioè possono essere utilizzati proprio per fare la storia di Vignola e dei dintorni. E poi ci sono 8 quadri di personaggi famosi di Vignola, a partire qua da Barozzi, Muratori, eccetera, e anche questi sono quadri che consentono agli insegnanti e a voi di ricostruire la storia del nostro paese. L'altra considerazione, riprendo quello che ha detto il Presidente del Consiglio, noi crediamo che il problema più grande per la democrazia, per la nostra democrazia, sia la mancanza di partecipazione. Voi avete visto anche nelle ultime elezioni che sono andati a votare pochissimi cittadini rispetto a quelle che erano le percentuali di anni fa, un po' per stanchezza, un po' per tutti gli scandali che ci sono stati in Italia, per tante cose. Noi crediamo che la politica non sia soltanto questo, che possa esserci un modo diverso di fare politica, più pulito, più rivolto veramente verso i beni comuni, verso la realizzazione di quelli che sono i beni comuni. Noi abbiamo anche una certa età e per far questo sicuramente servono soprattutto le nuove generazioni, cioè voi. La democrazia è sicuramente il sistema politico migliore, fino ad ora trovato, e per farla vivere occorre soprattutto la partecipazione. Per questo vi è stato regalato un libro che abbiamo fatto noi, perché abbiamo fatto in marzo una giornata della democrazia, a cui hanno partecipato anche dei cittadini di altre parti d'Italia, proprio per favorire, per mettere in moto un sistema di partecipazione nella vita politica, nella vita amministrativa in genere, anche nelle scuole. Per questa ragione il progetto che stiamo facendo intorno alla vostra scuola è un progetto partecipato, un progetto per il quale abbiamo chiesto l'aiuto e la partecipazione anche della scuola.
e così cerchiamo di fare in tutti gli altri settori. E anche per questo, visto che farete anche voi la prossima settimana, che noi crediamo molto ai gemellaggi. In questi giorni sono a Vignola gli adulti della Francia di Barbezieux. La prossima settimana voi ospiterete i ragazzi, perché crediamo, tra l'altro è presente in sala la presidente del comitato dei gemellaggi francese, e perché crediamo molto ai gemellaggi, perché è un modo di conoscere, di stare insieme ad altri popoli che parte dal basso. La democrazia purtroppo nel tempo è diventata un sistema che si rivolge, che parte dall'alto. In realtà lo spirito della democrazia è completamente diverso. Sono i cittadini, più anziani, più giovani, che devono insieme costruire la democrazia, e questo può essere fatto anche con altri popoli. Vignola gemellaggi con la Francia, ultra trentennali con la Germania, con qualcun altro, con il Cile, però la Repubblica Ceca stiamo cercando di costruirlo, perché crediamo effettivamente che questi scambi, questa conoscenza, anche e soprattutto tra i giovani, sia fondamentale per rinsaldare il nostro sistema che sta vacillando. Buona giornata a tutti e grazie di essere venuti. Bene, adesso gestisce un po' gli interventi Francesca Masotti, il presidente del Consiglio dei Ragazzi. Il CCR, o Consiglio Comunale dei Ragazzi, è un progetto che la nostra scuola porta avanti da 14 anni ed è, in estrema sintesi, un momento di educazione alla partecipazione, sia alle dinamiche scolastiche che a quelle del territorio dove abitiamo e della comunità di cui facciamo parte. Per raggiungere tale scopo, i ragazzi sono guidati all'ascolto, all'osservazione, al confronto teorico e pratico e alla decisione responsabile dai loro insegnanti, non solo da quelli che seguono direttamente il progetto, ma da tutti i docenti della scuola ed in particolare da coloro che insegnano la materia che si chiama, non a caso, cittadinanza e Costituzione. Agli insegnanti si affiancano nel progetto il sindaco e gli amministratori della città, che adattano a tal fine parte delle loro dinamiche decisionali, in modo tale che il CCR possa essere un vero e proprio ponte tra la scuola stessa, la famiglia, il comune e le altre forze sociali. Le fasi del progetto CCR della nostra scuola sono ogni anno declinate come segue. E all'inizio dell'anno i professori di lettere, storia, cittadinanza e costituzione presentano agli alunni delle classi prime il progetto del CCR, e se questi professori sono, diciamo, diretti a rendere consapevole gli alunni di alcuni temi fondamentali che verranno trattati soprattutto nell'ora di cittadinanza e costituzione, ma anche all'interno del CCR. Questi temi sono appunto la cittadinanza attiva, le elezioni, il concetto di delega, il valore di legalità, le buone pratiche, la Costituzione, il cyberbullismo e tanto altro. La seconda fase per eleggere il rappresentante e il vice rappresentante di ogni classe è le elezioni nelle classi prime. Infatti nel mese di ottobre gli insegnanti di educazione civica e di cittadinanza e costituzione spiegano alle classi prime in che cosa consiste il progetto del CCR e come deve essere un buon rappresentante. Nel mese di novembre i ragazzi di prima sono affiancati dai rappresentanti di seconda e di terza, che li indirizzano a diventare dei buoni presidenti. Fino alla fine di novembre si svolge nella classe la campagna elettorale. Infatti i ragazzi sono riuniti in assemblea e da questa assemblea emergono delle idee, e attorno a queste idee si sviluppano le liste di candidati, che possono essere al massimo 3. Fuori dalla scuola questi ragazzi si incontrano e sviluppano dei cartelloni. In questi cartelloni è importante che ci sia lo slogan, e le idee e il simbolo realizzato da noi ragazzi. In ogni classe viene elaborata una scheda elettorale
E il sabato prima delle elezioni in Aula Magna viene, con l'aiuto dei docenti interessati al progetto e dei consiglieri di terza e di seconda, eletto il presidente e i due segretari delle classi prime. Il giorno prefissato per le elezioni, contemporaneamente in tutte le classi, e con l'aiuto del presidente della classe, vengono svolte le lezioni. E come si può vedere, nella nostra scuola si cerca di dare più importanza e rilievo possibile a questo progetto. Il primo progetto di cui ci siamo occupati dopo l'elezione dei presidenti e dei due vicepresidenti del CCR quest'anno è stata la viabilità nelle strade limitrofe alla scuola per assicurare ai studenti una sicura e libera circolazione. Ogni mese svolgiamo un incontro di 2 o 3 ore in cui parliamo delle possibilità di soluzione dei problemi riguardo alla scuola e dei punti critici. Questa attività l'abbiamo chiamata proposte e proteste, che culmineranno con l'incontro a fine maggio con l'Istituto della Scuola. Dopo ogni incontro pomeridiano del CCR, la classe, durante l'ora di cittadinanza e costituzione, rende partecipi i compagni, tenendo un'assemblea durante l'ora di cittadinanza e costituzione. Gli insegnanti di cittadinanza e costituzione approfondiscono le tematiche trattate e si assicurano che i compagni condividano le esperienze dei consiglieri comunali e dei loro vice. Durante gli incontri pomeridiani si procede all'attuazione dei progetti annuali nelle aree scelte dalle prime attraverso la vittoria delle liste alle elezioni svolte. Come ha detto lei, quando abbiamo iniziato a parlare... Perché facciamo un verbale. Quando iniziate a parlare, dite il vostro nome per piacere. Montanari Elena. Grazie. Come ha detto Aileen, ci siamo subito posti il problema della viabilità, che nella nostra scuola, come ho appena detto, è un vero problema. E l'anno scorso abbiamo deciso di creare dei punti di raccolta dove le famiglie potessero lasciare i figli se non potevano andare a scuola a piedi, in modo da non creare confusione nelle vie limitrofe alla scuola, che sono via Resistenza e via di Vittorio. Alcuni punti erano quello di vicino all'oratorio, della biblioteca, la stazione dei treni e il CONAD. E poi dopo è seguito un periodo dove abbiamo fatto un questionario, l'abbiamo fatto sia prima che dopo aver inviato la circolare, e abbiamo visto che circa il 10-15% delle famiglie non ha preso in considerazione questa circolare e quindi ha continuato tranquillamente a lasciare i figli nel cancello, e questo è un vero pericolo perché i ragazzi che vengono a scuola a piedi, soprattutto via di Vittorio, la strada è piccola e le macchine sono tante, quindi passare diventa un vero pericolo la mattina. E quindi possiamo dire che questo progetto è fallito. Federica Barbieri. E 30 anni fa, nel 1985, partì la prima delegazione di alunni per Barbezie, accompagnati dalla preside e dalla prof di francese Liliana Chiarotti e Liliana Gelsomino. Gelsomini. Scusate. E anche quest'anno c'è stata data la possibilità, appunto, di partecipare a questo gemellaggio. E durante la nostra settimana di soggiorno a Barbezie abbiamo potuto conoscere le loro abitudini riguardo sia all'alimentazione sia alla vita di tutti i giorni. Abbiamo avuto la possibilità di visitare la scuola e città veramente bellissime come Bordeaux e La Rochelle. Ringrazio da parte di tutti le prof di francese, la prof Graziella Viani, la prof Bori Patrizia, l'insegnante di musica Abruzzone Laura e la preside della nostra scuola,
Tiziana Tiengo. E ringraziamo anche il comune di Vignola che ci ha aiutato riguardo l'accoglienza dei ragazzi francesi e tutta l'amministrazione. Ora i progetti passati. Allora, tra i primi progetti passati c'è Lucrezia Montorsi e la dotazione di tutta la scuola di Armadietti in modo che gli alunni potessero lasciare il materiale che non gli serviva il materiale che non gli serviva per il giorno dopo. E poi anche laboratori di cucina e giochi presso il centro per gli anziani di Vignola e i ragazzi hanno imparato a cucinare le tagliatelle e alcuni giochi dell'epoca tipo settimana e colloquiando con gli anziani e portando loro allegria. E il Federico Clò all'epoca. Ti ricordi? Quindi tenete presente di quanto tempo è passato, mi viene in mente che lui con gli anziani era attivissimo. La produzione del logo della scuola e tra un concorso organizzato dai ragazzi.